È perché ho dovuto lasciare questo piccolo pezzettino, dato che... Ciao amici di internet, benvenuti o bentornati sul mio canale. E sì, so cosa state pensando, perché hai cambiato di nuovo colore. Io purtroppo mi arrenderò quando diventerò calva e probabilmente accadrà molto presto, secondo me. Oggi sono qui per fare un po' la vostra mammina e per dissuadervi dalla decolorazione, perché io ho fatto questo errore e non voglio che lo facciate anche voi. So che è un po' inutile questo discorso, perché a me può dirmi chiunque: non decolorarti più, altrimenti la prossima volta davvero perdi tutti i capelli. Io continuo a farlo, non lo so, sono pazza forse. Volevo raccontarvi un po', ultimamente aggiornarvi un po' sui miei capelli ultimamente, perché io ho fatto una hair story, però mi sono fermata un anno fa. Nel corso di un anno è successo altro e praticamente nulla. Ho messo le extensions, quelle a cheratina, che non mi hanno assolutamente danneggiato i capelli, al contrario di quanto dicono tutti, cioè le extensions cheratina danneggiano i capelli. Ah, no, cioè almeno a me no. La cosa tragica questa volta è stata: ho continuato a decolorare i miei capelli. Ora i miei capelli sono questi, vedete, questi qui rosa, sono... arrivano qui, tipo, sono abbastanza corti, arrivano qui, sulle spalle, va? Non riesco a trovarveli. Ecco, sono un po'... ovviamente sono tutti spezzati, totalmente spezzati. Qui addirittura, guardate, vedete? Sono spezzati così. E i miei capelli sono totalmente spezzati. Hanno reagito male a quest'ultima decolorazione. Tanto che... adesso vi faccio vedere una cosa qui avanti. Beh, non so se si vede in videocamera. Non so se ci avete fatto caso con la fronte più larga, è perché ho dovuto lasciare questo piccolo pezzettino, dato che però c'è, cioè, pochissimo, una filetta così di capelli, mi si era spezzata tutta così, da questo quadratino, questo rettangolino qui, e ho dovuto rasare qui perché erano davvero orribili da vedere. E adesso, quando cresceranno, detto questo, Rosalba, smetterai di decolorarti? No, cioè lo farò di meno, sicuramente solo alla ricrescita quando serve. Ora ho fatto questo colore perché devo cambiare extensions a gennaio e torno bionda, credo, non lo so. Se non lo sapete, i colori non rovinano, cioè quelli che uso io uso colori vegani, tinte vegane uso, della Bleach London, Manic Panic, Directions, dipende, ci sono vari brand, e quelli non rovinano i capelli, perché è praticamente balsamo con il pigmento, balsamo colorato. Ciò che rovina il capello è la decolorazione. Quindi io faccio un appello a tutte le persone che hanno i capelli sani e vogliono tingersi: non fatelo! Don't fuck it up! Credetemi, diventate schiave, schiave della decolorazione vita, perché appena vi esce la ricrescita dovete stare lì a rifarla. Quindi diventate schiave dei vostri capelli, vi si rovineranno. Dovrete mettere le extensions prima o poi, perché diventeranno sempre più corti. Io avevo dei capelli lunghissimi quando ero piccola, avevo dei capelli lunghissimi, foltissimi. Ora sono ancora folti, ma non sono lunghi e non so se mai ricresceranno sani. Cioè, dovrei rasarmi i capelli a zero, aspettare 10 anni per farli ricrescere così. Io quindi sì, sono stata una stupida. Vi stavo raccontando però la storia, cosa è successo in questo tempo, che ho messo le extensions a cheratina, dicevo, sì, li ho fatti biondi. Sono durati abbastanza tempo, devo dire. Sono durati qualche mese, poi li ho fatti blu perché io sono stupida. E quello è stato il problema, perché il blu non va mai via. Dovete per forza decolorare i capelli per far andare via il blu. Il blu è il demonio, è Satana, ok? Non fate mai i capelli blu, è il colore peggiore che abbia mai fatto. E quindi ho dovuto ridecolorarli ad agosto per farli di nuovo biondi, per cambiare le extensions, perché si cambiano circa ogni 5 mesi. E li ho rifatti biondi, e lì ho fatto una decolorazione molto potente perché il blu non andava via e più avevo la mia ricrescita e tutto, e quindi già lì i miei capelli hanno fatto basta, basta, basta. E ho deciso di stare un pochino ferma e aspettare. Ieri sono andata al parrucchiere, che avevo la ricrescita così, vi ricordate dal mio ultimo video, e ho ridecolorato i miei capelli qua tutti, perché, cioè, non tutti ma quasi, ho fatto la ricrescita e poi abbiamo spalmato tutto il decolorante sulle lunghezze, perché purtroppo il grigio era diventato a chiazze rosa, strano, ok? E dovevo toglierlo. Poi avevo spruzzato anche gli spray, quelli per Halloween, e dato che i miei capelli sono molto decolorati, il colore è attaccato di più, e quindi ho dovuto ridecolorare i capelli ieri.
ed è successo quello che è successo, dovevo aspettarmelo. Questo è successo, è successa questa cosa qui che raga io ho paura. Cioè ho paura per quando cresceranno, non so come fare. Non so come fare. Ovviamente sono stata in questi mesi un po' troppo scialla. Pensavo che i miei capelli fossero, si fossero risanati. Sono stata troppo scialla, ho fatto poche maschere, ho avuto poca accortezza. E ora ricomincerò a fare le maschere per capelli super donnagiali eccetera eccetera. E spero che si riprendano. E ovviamente... purtroppo la ricrescita dovrò farla, dite voi. Rosalba, ma non è più saggio farti il tuo colore naturale? Sì, raga, lo è. Però non so, non credo che andrò a farlo. Cioè, se vedo che proprio stanno male, che non riesco più a decolorarli perché altrimenti davvero divento pelata, sì. Però non credo sia ancora il caso, spero di no. Cioè, se non decolorò le lunghezze, sono salva. Tra virgolette salva. E quindi questo raga, cioè sì, i capelli colorati sono bellissimi da vedere, io li amo, cioè mi sento più me stessa, io ora mi sento io, cioè non lo so, mi piaceva come mi stavano i capelli biondi, stavo bene, li rifarò perché mi piacciono molto, però così mi sento io, non lo so, mi sento, boh raga, è strano da spiegare, mi sento pazza, psicopatica, sì. Io ho fatto, cioè dopo essere uscita dal parrucchiere perché ero bionda, ho rifatto la tinta perché sono pazza, esco dal parrucchiere e mi faccio la tinta. E raga, ma io sono così. Io sono così, che devo farci? Ho fatto una maschera per capelli estremamente danneggiati, che si chiama tipo Last Chance. Last Chance. Così. Della Bleach London, ve la consiglio tanto se avete i capelli super danneggiati. E raga, io vi giuro che non ho stirato i capelli e questo. Sento tanto rovinati, solo quando sono bagnati li sento molto elastici. Se voi avete qualche prodotto da consigliarmi fatemi sapere nei commenti e aspetto tutte le ramanzine di tutti nei commenti. Comunque se vi piace questo colore fatemelo sapere nei commenti di tutto ciò, a me fa impazzire sinceramente, ho rovinato i capelli ancora di più per farlo e sono felice, sì. So, la vita è una. Sì, una volta si deve fare ciò che si vuole, cioè almeno io voglio fare quello che voglio sempre. Poi se divento pelata, beh, è un'esperienza della vita. Cioè, ho solo una vita. Pensate se non, se non dovessi mai diventare pelata in tutta la mia vita. Mia vita. Olè, olè, sei spagnola. Se qualche prodotto da consigliarmi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E in più ho cambiato luci. Cioè, ho comprato il ring light, ho tolto i softbox. Che me ne dite? È meglio questo? Peggio? Non lo so. Non è neanche il massimo, guardate. Questo è il massimo. Guardate quando farò il make up tutorial quanto sarà tutto più bello. Wow, wow, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E nulla, fatemi sapere qui nei commenti che video volete, perché non voglio deludere nessuno e voglio accontentare tutti. Quindi se avete richieste, sto impazzendo raga. Ciao raga, ci vediamo al prossimo video. Questo video è un po' pointless, I know, I fucking know. She stands there.